Buongiorno a tutti, io sono Marco del canale del Combistar Technology. Oggi andremo a fare l'unboxing dell'FK99, l'evoluzione dell'FK78. Io saluto tutti i malati, tutti gli amici del canale Malati di Smartwatch, saluto tutti gli amici del canale Revotech, saluto tutti gli amici del canale del Combistar Technology. Troverete tutti i link qui sotto in descrizione per i canali Telegram. Vi do un abbraccio e vi chiedo di venire insieme a me a seguire il video, e poi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un like e sostenetemi. Vi ringrazio. Eccoci qua, iniziamo l'unboxing. Spacchettiamo subito il prodotto. Come vedete lo giriamo, apriamo i due lati e abbiamo, come vedete, è sì molto simile alla confezione dell'Apple Watch. Questo prodotto è un clone dell'Apple Watch ed è praticamente la versione nuova o superiore dell'FK99. Leviamo questa, come vedete è praticamente molto simile. Andiamo a vedere sulla scatola, dove dietro abbiamo scritto Made in China e varie cose. Di lato abbiamo scritto, qua non so se riuscite a vedere, non si vede bene, comunque c'è scritto serie 6, chassis in alluminio da 44 mm, scusatemi ma purtroppo là non riesco a farvelo vedere bene. E da certa parte Magic Crown. Il Magic Crown sarebbe quella che io chiamo rotellina, io la chiamo rotellina ma i più fini la chiamano Magic Crown. Comunque andiamo a spacchettare, apriamo la scatola. E qui troviamo il cinturino in stile Apple Watch, mediamente morbido. Abbiamo qua, troviamo il manuale delle istruzioni, sempre in stile Apple Watch, però ridimensionato, un po' più piccolo, e come abbiamo visto nel FK78, che naturalmente è in inglese e non può mancare la lingua cinese. Poi troviamo un secondo cinturino sportivo a strappo da ricarica magnetica wireless, e adesso andiamo a prendere il pezzo forte che è lo smartwatch. Lo spacchettiamo se ci riusciamo. Eccolo qua. E abbiamo 42,2 per 37,9 per uno spessore di 12,9 mm. Da questo lato abbiamo accensione e spengimento, il microfono, il tasto ritorno all'home e digital crown, eccolo qua, e funziona. Qui abbiamo gli attacchi dei cinturini qua e qua stile Apple Watch, e qui abbiamo lo speaker. Di dietro abbiamo i sensori biometrici. E come vedete non c'è nessun contatto perché la ricarica è wireless. Eccola qua. Voi lo mettete sopra così e lui sostanzialmente si ricarica. Ho sbagliato lato, scusatemi, eccolo qua. Perfetto. Lo andiamo ad accendere e nel frattempo vi dico che è una CPU MediaTek da 2502, è 330x335. Un IPS HP da 1,70, da diagonale 1,75, pesa 46 grammi, ha il Bluetooth Dual Mode 3.0 e 4.0, il 3.0 viene utilizzato sostanzialmente per la chiamata e 4.0 per tenerlo collegato all'app e per i messaggi. Funziona con Android iOS, Android 4.0, iOS 8.0 o superiori. La batteria dovrebbe durare tra 1 e 2 giorni e loro dicono che ha 12 modalità sport, ma andiamo a vedere. Le watch face sono 27, ve le faccio vedere. Sono 27, però praticamente voi avete anche questa funzione qua su alcune. Vediamo se riesco a trovarle. Sono attive alcune. Avete questa funzione qua, come vedete. Questa funzione qua. Dopo le vedremo bene quando faremo la recensione. Per esempio questa è una watch face completamente attiva, tutte queste concine se voi le toccate, come vedete lui va
a cercare l'assistente vocale. Eccolo qua. Premendo il tasto qua si spenge, premendolo si accende, premendo questo quando siete sul menu ritorna alla home. E in più, come avete visto, il DigiCrown funziona. Dal basso verso l'alto abbiamo il centro di controllo, dove abbiamo qua l'attivazione e disattivazione della connessione Bluetooth, così attiva il non disturbare, l'attivazione del risparmio energetico, che ce ne ha due, lo vedremo bene poi nella recensione. Qui abbiamo lo stile dei menu, che ce ne sono tre, vi faccio vedere. Allora, questo è il classico, poi abbiamo quest'altro, che è quello, in realtà questo è quello classico, e poi abbiamo quello stile Apple Watch. Vi faccio vedere una cosa, funziona proprio come l'Apple Watch, voi aprite piano piano e come vedete lui vi apre l'applicazione, la ingrandisce e vi apre l'applicazione nella stessa maniera che funziona con l'Apple Watch. Poi andiamo a cambiare il menu, lo rimettiamo questo. Qui abbiamo la torcia per la notte e questo abbiamo risveglio automatico al sollevamento del polso. Vi faccio vedere che non ha nessun altro risveglio, solamente questo così. Ora dopo lo proveremo bene, che non so se adesso funziona. Ok, lo proveremo bene qua nella prova. Adesso andiamo a vedere tutte le applicazioni che ha. Queste sono le informazioni, questo è per il collegamento allo smartwatch, il rilevamento dei battiti. Abbiamo gli sport, che loro dicono che sono 12, ma io qua ne ho trovati solamente 5 momentaneamente. Eccoli qua. Praticamente abbiamo la corsa sul tapis roulant, la cicletta, sono 5, sono pochi, verificherò poi. Queste sono tutte le impostazioni, abbiamo l'impostazione Bluetooth, dell'orologio, del suono, del volume, del display, si può scegliere la lingua, il ripristino, tutte le informazioni. Abbiamo per cercare lo smartphone, il QR code per scaricare l'applicazione, qui possiamo creare una sveglia o più sveglie direttamente dallo smartwatch. Qui abbiamo la rilevazione della pressione sanguigna, qui dell'ossigenazione, qui possiamo impostare tutti i dati dell'orologio, se è 12 ore o 24 ore, tutto quanto, il formato della data. Qui abbiamo sempre la lingua e il nome del smartwatch, qui abbiamo sempre il risparmio energetico, qui abbiamo il controllo musicale, qui abbiamo il riepilogo della giornata con i passi, le calorie e i battiti. Qui abbiamo il riepilogo del rilevamento del sonno. Guardi un attimo, voglio dire una cosa, no, solo questo qua. Qui abbiamo i record degli sport, dell'attività che abbiamo fatto, il meteo. Normalmente potete anche andare così. Poi qui abbiamo l'assistente agli sport, questo è un assistente sport, ne faccio vedere solamente uno, e praticamente lui sostanzialmente vi segue negli esercizi, come vedete vi fa fare l'esercizio e poi va avanti e vi fa fare tutta la serie di esercizi, che sono questi qua. Ce ne abbiamo due tipi, questo e il Pilates. Questo è per il ripristino di fabbrica. Queste sono praticamente per attivare le varie gesture, che se volete le vedremo nella recensione. Questo è il Bluetooth, questo è sostanzialmente la calcolatrice, il calendario, poi abbiamo il tastierino per le chiamate, questo dovrebbe scattare una foto da remoto, cioè voi praticamente dallo smartwatch potete far scattare una foto allo smartphone. Andiamo avanti così, mi trovo meglio. Questo praticamente è il cronometro. Questi sono i messaggi. Questa è la rubrica telefonica. Questo è l'assistente vocale. Qui abbiamo quei tre menu che vi ho fatto vedere prima. Queste sempre sono tutte le chiamate che sono state effettuate. Questi abbiamo i vari tipi di suoneria,
i toni, come vedete, potete sceglierli sia per le notifiche che per le chiamate in arrivo. Questo è per spengerlo e questo è sostanzialmente per decidere le animazioni. Voi potete fare una, vi faccio vedere, adesso non c'è animazione, se io metto cube, come voi vedete, fa questa animazione qua. Io vi consiglio di metterla senza animazione perché si potrebbe un po' rallentare e consuma un po' più di batteria. Poi adesso andiamo dal basso verso l'alto, abbiamo visto già, da destra verso sinistra abbiamo i widget di riepilogo della giornata, il riepilogo degli esercizi, il controllo musicale e le notifiche. Dall'alto verso il basso abbiamo invece il tastierino per fare le telefonate. Mi pare di avervi fatto vedere tutto quanto. A primo avviso lo smartwatch sembra abbastanza buono. Ah, un'altra cosa che è migliorata dall'FK78 è sostanzialmente i bordi. Vi faccio vedere una piccola cosettina qua. Come vedete i bordi sono molto più uniformi. E poi lo andremo a vedere insieme più specificatamente. L'app, vi dico che è la Verifit, la stessa del V3, la stessa dell'FK78, è un'app discreta, che vedremo qualche applicazione poi nella recensione completa. Io vi ringrazio di avermi dedicato il vostro tempo. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e mettete un like. E ci rivediamo per la prossima recensione.